La potenza della benedizione sacerdotale. Il segno di croce significa ritornare a Cristo. Con la sua morte in croce per amore dei peccatori, Cristo ha levato dal mondo la benedizione del peccatore. L'uomo però continua sempre a peccare e la Chiesa deve sempre aiutare a effettuare la redenzione in nome del Signore. E ciò avviene in modo particolare per mezzo della Santa Messa e dei sacramenti, ma anche per mezzo dei sacramentali. Benedizioni dei sacerdoti, acqua santa, cera benedetti, olio benedetto, eccetera. Ogni segno di croce fatto con fede è già un segno di benedizione. La croce irradia una corrente di benedizione per tutto il mondo, per ogni anima che crede in Dio e nella forza della croce. Ogni uomo unito a Dio può compiere la redenzione ogni volta che fa un segno di croce. La benedizione appartiene assolutamente ai cristiani. Il Signore ha detto: in verità vi dico, qualunque cosa domandiate al Padre nel nome mio, ve la concederà. Giovanni 16,23. Dunque, laddove c'è il nome del Signore, c'è la benedizione. Laddove c'è il segno della sua santa croce, là si trova aiuto. Tu ti lamenti della cattiveria del mondo o della mancanza di riguardo, dell'incomprensione della gente che ti circonda. La tua pazienza e i tuoi nervi vengono messi a dura prova e spesso ti scappano, malgrado le migliori intenzioni. Trova una buona volta il mezzo e la ricetta della benedizione giornaliera. Prendi ogni mattina un po' d'acqua santa, fa un segno di croce e di: in nome di Gesù benedico tutta la mia famiglia, benedico tutti coloro che incontrerò. Benedico tutti coloro che si raccomandano alle mie preghiere, benedico la nostra casa e tutti coloro che vi entrano ed escono. Cristo vuole essere sempre operante nei suoi apostoli benedicenti. Certo, vogliamo distinguere bene i sacramenti dai sacramentali. I sacramentali non sono stati istituiti da Cristo e non comunicano la grazia santificante, ma predispongono a riceverla in virtù della nostra fede. Nei meriti infiniti di Gesù Cristo. La benedizione del sacerdote attinge dalle ricchezze infinite del cuore di Gesù e perciò ha una forza salvifica e salvificante, una potenza esorcizzante e protettiva. Il sacerdote celebra la Santa Messa ogni giorno, amministra i sacramenti quando è necessario, ma può benedire continuamente e ovunque, così pure lo può un sacerdote malato, perseguitato o incarcerato. Un sacerdote incarcerato in un campo di concentramento ha fatto questo racconto commovente. Aveva lavorato tanto tempo a Dachau, in una fabbrica dell'SS. Un giorno fu pregato da un contabile di andare subito in un'abitazione costruita in una soffitta e di benedire la sua famiglia. Io ero vestito come un povero detenuto di un campo di concentramento. Non mi era forse mai capitato di stendere le mie braccia benedicente con una commozione tale come in quel momento, malgrado fossi stato marchiato da vari anni come elemento indesiderato, reietto di rifiuto, ero tuttavia ancora un sacerdote. Mi avevano pregato di dar loro la benedizione, l'unica e ultima cosa che potevo dare ancora. Un contadino molto credente racconta: in casa mia si ha una grande fede. Quando un sacerdote entra da noi è come se entrasse il Signore. La sua visita ci rende felici. Non lasciamo mai che un sacerdote esca dalla nostra casa senza chiedergli la benedizione. Nella nostra famiglia di 12 figli la benedizione è qualcosa di tangibile. Un sacerdote spiega: è vero, nelle mie mani è stato messo un preziosissimo tesoro immenso. Cristo stesso vuole operare una grande forza mediante la benedizione fatta da me, uomo debole, come un tempo egli andava benedicendo attraverso la Palestina. Così vuole che il sacerdote continui a benedire. Sì, noi sacerdoti siamo dei milionari non in denaro, ma nella grazia che comunichiamo agli altri. Noi possiamo e dobbiamo essere delle trasmittenti di benedizioni in tutto il mondo. Ci sono antenne che captano onde di benedizioni, malati, carcerati, emarginati, eccetera. Inoltre, con ogni benedizione che diamo,
aumenta la nostra forza benedicente e cresce il nostro zelo nel benedire. Tutto ciò riempie i sacerdoti di ottimismo e di gioia. E questi sentimenti crescono con ogni benedizione che diamo con fede, anche nei nostri tempi difficili.